utile in tema di servizi sociali e welfare per sostenere famiglie e commercianti che attraversano un momento di difficoltà. Abbiamo visto durante il periodo critico della fase 1 del Covid che poche settimane, un mese e mezzo di lockdown ha ridotto in ginocchio il nostro territorio. Nei prossimi mesi, purtroppo, visto e considerato che la stagione turistica in corso durerà pochissimo, ci sarà bisogno di sostenere ancora chi è in difficoltà. Non dovremo farci trovare impreparati. Allo stesso modo, è necessaria un'azione di marketing territoriale finalizzata al riposizionamento di Sorrento al vertice del mercato globale. È un'azione che non può più aspettare, che sarebbe dovuta essere posta in essere già nei mesi precedenti, e dovremmo farci trovare pronti a colmare questa laguna. Come terzo provvedimento, invece, abbiamo programmato un provvedimento finalizzato all'adeguamento delle strutture scolastiche e dei servizi, penso al trasporto scolastico, alle mense scolastiche, alle esigenze del Covid, con l'implementazione della didattica a distanza in modo da non far pagare alle giovani generazioni lo scotto ancora più alto di quanto già abbiano pagato nei mesi scorsi. Inoltre è urgente la nomina del responsabile per la transizione digitale, per completare la digitalizzazione amministrativa e per predisporsi ad ulteriori azioni di smart city. Questo è un obbligo di legge che sarebbe dovuto essere posto in essere già nei mesi precedenti e che non è stato. Quindi anche in questo caso ci troveremo a porre rimedio ad una laguna dei mesi passati. Inoltre abbiamo parlato tutti delle tore, della necessità della riqualificazione della pineta delle tore e dell'area circostante. Ci impegniamo nei primi 100 giorni di mandato a portare in commissione paesaggio prima ed in sovrintendenza dopo per i rispettivi pareri favorevoli l'opera di riqualificazione dell'area dell'eliporto e di completare i lavori entro i successivi 24 mesi. Inoltre inviteremo l'architetto Renzo Piano a Sorrento per fare uno studio di fattibilità sulle opere di rammendo al fine di rendere più gradevole l'aspetto delle nostre periferie e collegarle sempre di più al centro, perseguendo sempre più il nostro obiettivo di costruire una città policentrica. Allora, poiché nei primi 100 giorni si parla di provvedimenti, insomma, non programmatici, ma di effetto immediato, io in questi giorni mi sono reso conto di un grosso problema che c'hanno tanti sorrentini, circa 1200 contenziosi fiscali che famiglie sorrentine hanno col fisco, che siano imposte comunali, che siano contravvenzioni, che siano cartelle esattoriali. Io ho anche scritto nel programma che chiaramente una competenza diretta l'ente non ce l'ha, però torniamo a dire, l'ente deve svolgere un ruolo anche politico di sensibilizzazione, poiché il sorrentino, e voi mi capirete, è poco propenso a mettere i problemi che ha in famiglia, per strada o in piazza, però vi dico che ci sono 1200 famiglie che hanno questo tipo di problemi. Ora, questo non è un problema che nel dopo Covid si può risolvere facendo in modo da rateizzare, cosa che è stata già fatta, questo tipo di problemi. Ma secondo me noi dobbiamo cercare con la pace fiscale di ridurre fortemente quest'onere nei confronti della famiglia. È una cosa che molti sorrentini soffrono, ripeto, poiché questi non hanno l'abitudine di andare per strada con i cartelloni a sventolare le loro difficoltà. Secondo me questo è uno dei primi provvedimenti che si dovranno fare, ripeto per onestà, non è che il comune può farlo da solo, ma certamente può sensibilizzare gli enti superiori preposti. Dopo averlo messo nel programma, il giorno dopo c'è stata una proposta governativa di più di un deputato che chiedeva al governo appunto questo tipo di pace fiscale, la riduzione degli oneri per i contenziosi, perché nel dopo Covid la situazione economica delle famiglie è ancora più grave. E quindi bisogna rendersi conto di questo. Poi
L'altra cosa da fare assolutamente è una ristrutturazione più in generale dell'ente pubblico, dei servizi, come è stato in parte già detto, ma soprattutto del comando dei vigili urbani. Cioè, io non lo so, ma vedo un'anarchia totale, cioè non vedo più i vigili svolgere il loro compito con attenzione, con precisione, per strada, assistere le persone. Ma io non lo so, veramente è un lassismo che si coglie diciamo negli atteggiamenti e nei servizi che fanno soprattutto il comando dei vigili urbani, ma immagino anche l'ente pubblico, un ente pubblico che oramai è pieno zeppo di dirigenti, funzionari che non hanno conoscenza del territorio, chi viene da Bosco Reale, chi viene a Casa Giove, chi viene là, per cui se tu vai sul comune chi dice voi chi siete, a me verrebbe da dire ma chi sei tu, non è chi sono io. Ora consentitemi la battuta, perché ci sono regole da rispettare, procedimenti, però ci vuole più attenzione per queste cose. Noi siamo un paese dove io ritengo che ognuno abbia il diritto di essere riconosciuto e conosciuto a casa propria. Scusatemi se può sembrare retorica, ma per me questo vale e non è di poco conto. L'altra cosa da fare è assolutamente una riorganizzazione delle attività extraalberghiere. Casa vacanze, bed and breakfast, non è che si debbano chiudere, per l'amor del cielo, però si deve riorganizzare con un regolamento. Tempo. E mettere diciamo un po' a regime questa cosa. Tempo scaduto. Scusate. Sì. Condivido alcuni punti di Marco assolutamente, soprattutto per quanto riguarda rifondare il comando della Polizia Municipale, che è stato un fallimento. Sotto gli occhi di tutti, colpa della politica. E mi assumo la responsabilità di quello che dico. Allora, la nostra visione è quella di fare nei primi 100 giorni un fondo di garanzia sociale per garantire a tutti i sorrentini legati al mondo del turismo, a quegli stagionali che non possono affrontare l'inverno, perché siamo in tanti ed oggi molti di noi non hanno avuto nessun sussidio né dall'amministrazione né dalla regione e né dallo Stato. Il secondo punto, che può sembrare una cosa ridicola, ma che non faremo nei primi 100 giorni, nella prima settimana, consentite, la fermata dell'autobus in Piazza d'Assa. Non può esistere, qua tutti parlano di trasporto pubblico, tutti parlano di città green, di un servizio pubblico, e nessuno ha parlato che in Piazza d'Assa c'è manca la fermata del Puma. No, no, io parlo di altro. Poi parleremo in futuro anche di quello. Ridare alla Piazza Veniero assolutamente che sia dedicata esclusivamente alle famiglie. La nostra idea è completamente buttare giù quel casotto e che sia una piazza pubblica calpestabile per i nostri figli e per le nostre famiglie, ma soprattutto sempre per loro, su un progetto approvato, esecutivo, ridare all'Angelina Lauro quanto prima una palestra con la copertura di quel campetto che gli sta vicino. I bambini dell'Angelina Lauro non hanno una palestra e i ragazzi del Rione Marano non hanno uno spazio libero dove poter giocare. Liberare quanto prima, l'ho detto già prima, la Piazza Tasso dal traffico pesante. Ma soprattutto noi abbiamo un nervo aperto sotto gli occhi di tutti, ed è pesantissimo, l'ho detto già prima, ridisegnare il centro storico, assolutamente. Quindi bene o male, anche Francesco ha detto la stessa cosa, l'ha detto Marco, l'ha detto Massimo, quindi è sotto gli occhi di tutti. Si parla, siamo tutti al centro, soprattutto con le periferie, diciamo in questo momento di campagna elettorale, e concludo subito, che rifaremo le strade, rimetteremo la pubblica illuminazione, faremo le fogne. Nei primi 100 giorni acquisiremo al patrimonio quelle strade di uso ibrido, che fra sono metà pubblico e metà privato, perché non possiamo stare su dei contenziosi e delle questioni private per anni
che nelle periferie le persone non possono avere né la fogna né la pubblica illuminazione e non possono avere l'asfalto. È assurdo che a volte in questi periodi, ormai la quarta campagna elettorale, che faccio? Andiamo là a fare promesse. Acquisiremo al nostro patrimonio quelle strade nei primi 100 giorni in modo da poter dare quella famosa dignità, e consentitemelo per l'ultima volta, a quei sorrentini. Grazie. Francesco, allora avevo appuntato anch'io la fermata in piazza Tasso, perché è assurdo che un abitante del centro storico deve andare una volta il sindaco, un amico claudicante, che gli chiese: ma è possibile il sindaco si doveva prendere alla stazione l'autobus per Sant'Agnese? Mi sembra una risposta poco urbana, diciamo così. In ogni nostri primi 100 giorni combatteremo per realizzare la strada di collegamento dal porto al ninfeo dello Terzigenio, che è in programma da anni e anni, ci sta un ultimato entro il 2020. Se non è stata realizzata, in base al codice della navigazione, il comune acquisirà tutto quello che decade nella concessione, ci impadroneremo di tutto. Poi l'incarico di riaprire nuovi spazi per i nuovi loculi al cimitero, qua la gente deve esumare i propri cari, non ha dove metterli. Il problema del cimitero sembra una cosa che non riguarda nessuno, eppure prima o poi riguarderà tutti quanti noi. Trasformare la vasca da bagno in una fontana, l'ho detto, e rivedere tutte le regole dell'occupazione di suolo pubblico, ridimensionare il tutto. I cittadini devono transitare liberamente senza chiedere permessi a nessuno. Grazie. Chiedo scusa, ma vorremmo dare altri 3 minuti a tutti i candidati, perché è uscito fuori che dalle domande fatte ci sono alcuni approfondimenti che vorrebbero fare. Per cui questa volta cominciamo da Francesco Cargiuri. Altri 3 minuti per dire quello che vuoi. Io non ho esaudito quello delle opere pubbliche. Infatti il nostro era quello là di fare, oltre, come ho detto prima, il percorso meccanizzato, altri interventi per collegare il porto. E poi c'è il fatto del depuratore di Marina Grande, si va a liberare un grosso spazio che bisogna vedere cosa farne. Io penserei una parte di quello di assegnarla ai pescatori per liberare un po' la banchina di reti, è una cosa che non si capisce. Reti poste sotto sequestro dalla capitaneria e stanno affidate a loro, stanno liberamente. È un'altra cosa che va rivisto, l'apertura di tutti questi ristoranti. Giù a Marina Grande la maggior parte fa il ristorante senza avere l'autorizzazione. Sono semplicemente delle rosticcerie con divieto di servizi al tavolo, come dice la legge, e nessuno ha mai detto niente. Ma vedremo, quando usciranno i voti, vedremo chi saranno i favoriti a Marina Grande. Grazie. Allora, grazie, avremo tante cose ancora da dire. Prima si è toccato un argomento che è quello dell'attività extraalberghiera. Il nostro obiettivo è quello assolutamente il nostro obiettivo certamente non è quello del andare contro le strutture extraalberghiere, ma certamente fare una fotografia di quello che è lo stato attuale. Molti dire: ma l'amministrazione in questi anni, ho sempre sentito, non fate niente, non si fa niente, e via dicendo. No, non è così, perché c'è un problema che è relativo alla legge del turismo regionale. Quindi un impegno nostro è fare quanto prima con la nuova amministrazione comunale verso quella regionale, fare una modifica al regolamento regionale per poter coincentrare un pochettino quello che sono le autorizzazioni date e non darne più, in modo da poter garantire l'abitabilità a tutti i sorrentini, e quindi questa crisi di posti letto viene fermata. Grazie. Sì, Marco, però...
approfitto di questi secondi concessi in overtime per associarmi ovviamente alla necessità di mettere delle regole in ogni settore. Le regole sono uno strumento di pace sociale. Dove ci sono le regole c'è equità, dove non ci sono le regole vige la legge del più forte. Noi riteniamo di essere scevri da condizionamenti, quindi da poter amministrare la città senza essere condizionati da interessi di parte, senza essere tirati per la giacchetta da chi deve fare questo o chi deve fare quell'altro. E ritengo che questa sia una discriminante fondamentale, perché altrimenti chi dice che i programmi si assomigliano tutti ha quasi ragione, perché poi si assomigliano tutti. In definitiva, la differenza la fa la libertà da interessi particolari. Siamo liberi e vogliamo porre delle regole. Noi mi associo a quanto detto in precedenza sulla necessità anche di disciplinare l'extraalberghiero. Ovviamente va fatto in collaborazione con la Regione Campania, perché non abbiamo potestà diretta su questa materia, quindi torniamo al discorso di prima, alla necessità di interfacciarsi e di interloquire con gli organi sovraordinati. Questo è il filo conduttore, insieme alla libertà da interessi particolari, che deve guidare la futura amministrazione di Sorrento. Se si riuscirà ad agire su queste due su questi due paralleli, si riuscirà ad incidere positivamente su quello che è l'obiettivo finale, credo, di tutti quanti a questo tavolo e in questa platea: migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini. Prima di passare la parola a Marco Fiorentino, vorrei fare una richiesta ai quattro candidati, che nel caso ci sia il ballottaggio, che possono venire qui a confrontarsi davanti al pubblico di Sorrento. La domanda è rivolta a tutti e quattro, non lo so. Sì, sì. Grazie. Tutto bene. No, io volevo dire questo, che sempre i dati che sono importanti per affrontare seriamente quello che è il futuro della città. Pensate che dal bilancio di quest'anno, rispetto a quello dell'anno precedente, per esempio la tassa di soggiorno, e parlo di un fatto evidente, ha portato nelle casse comunali fino ad oggi 38 milioni, a fronte dei 6 milioni che ha portato l'anno passato. Quindi ci saranno da affrontare tempi lunghi, quindi anche voglio dire, l'impegno e in buona fede di voler dare contributi, assistenza, ci mancherebbe altro, per l'amor del cielo, però c'è sempre da fare i conti con quello che è una situazione economica che noi oggi non conosciamo dell'ente, ma come qualcuno ha detto e ha definito, forse conosce meglio di me, disastrosa. Se fosse così, dovremmo fare i conti e operare con serenità, con quell'equilibrio necessario quando le cose pure in una famiglia non vanno per il verso giusto, con quell'equilibrio e quella serenità in maniera tale da fare le cose giuste e non scontentare nessuno. L'altra cosa che volevo dire è ha detto quello massimo qua, è la necessità di applicare regolamenti. Prima si è lamentati delle occupazioni di suolo pubblico, ma di tante altre cose. Certe cose scellerate accadono nella nostra città perché i regolamenti, se ci sono, non vengono applicati correttamente, ma molto spesso non ci sono, e non è un caso che non vi siano, perché praticamente così facendo uno ha la possibilità di poter dire tu vinci, tu perdi, tu vinci, tu perdi, mentre invece questo è un diritto dei cittadini. Il regolamento deve essere appresso, io devo sapere ciò che mi spetta per diritto e ciò che invece non posso fare. E come vale per me, deve valere per tutti i cittadini, in maniera uguale. Non ci devono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B. E poi l'ultimo problema che mi sta molto a cuore, perché sta a cuore ai sorrentini, è quello della casa. Io non so che cosa hanno combinato, hanno fatto un piano di cooperative sociali, eccetera, che alla fine è stato bocciato, procedure articolate, perché poi ovviamente consentitemi pure di dire che la qualità dell'amministrazione ha lasciato molto a desiderare, dirigenti, funzionari. Io non mi voglio sostituire a loro, come fa qualcuno, il progetto si potrebbe fare così, colà, ma pure Dio, le idee sono tutte buone, ma ognuno deve fare il suo lavoro.
E quando uno vede che dopo 10 anni di procedure ci si dice no, le case non si possono fare per i sorrentini, parlo delle cooperative sociali, non mi riferisco ad altro tipo di iniziative, quelle lasciamole stare perché sono più, secondo me, speculative, è una cosa grave, perché tante famiglie nutrono aspettative. Sorrento sono 30 anni che non si costruisce un appartamento, quindi da una parte teniamo il problema dell'extraalberghiero e quindi il problema di chi ovviamente praticamente l'extraalberghiero che sottrae le case dal mercato, e dall'altra parte ovviamente i sorrentini che sperano che qualcosa si faccia. Quindi il problema casa assolutamente anche quello affrontato con determinazione, e possibilmente case che siano vincolate all'uso di abitazioni civili, non ad altre attività per i sorrentini. Ok, ti ringraziamo della... speriamo di vederci al più presto. Un attimo solo, piazzate un attimo, facciamo una fotografia in piedi, grazie. Se togli la telecamera. Sì, sì, io lo voglio. No, mi ci metto davanti. Però. Un attimo solo. Se vuoi ti fai un po' più breve perché io non tengo grande. Massimo, ti puoi farti vicino? Vai vicino. Grazie. Siete pronti? Luciano? Vai, Torino? Ok, adesso solo i 4 sindaci. Marco? Vai, vieni qua. Oh, pronti? Massimo, te la togli questa mascherina? Una fotografia senza mascherina ti dà un fastidio enorme. Ok, ok, pronti? Guardate. Grazie. No. Da diverse